Finalmente ritornano i video post partita dell'Inter e non è un ultrasfogo, quindi questo già è tanto. Mi vedete un po' scuro, raga, però il sole sta scendendo sempre di più, non lo vedo accendere la luce perché se muore dal caldo, se sta schiumati qui, saranno 40 gradi. Comunque, a parte questo, l'Inter che ritorna vittoriosa, prima partita, tra virgolette, amichevole, anzi, la prima partita amichevole, sì, ufficiale no. Proprio partita amichevole, vinciamo per 2-1 contro il Wattens, squadra di Serie B austriaca, con le reti di Pinamonti e Rover. Vi dico subito che a me mi hanno impressionato tre giocatori di questa partita. Allora, vi dico, il primo è Pinamonti, ma a parte il gol che ha fatto, perché proprio corre tantissimo, gioca di sponda, però Pinamonti già ci eravamo fatti un'idea che era abbastanza forte, sta crescendo sempre di più. Un altro che mi ha impressionato tantissimo, ragazzi, cioè, a parte il Kondo, il secondo era Kondo Bia comunque, che ha recuperato tantissimi palloni e io spero, tanto alzo un po' la telecamera, ok, io spero che comunque questa sia la sua stagione con Spalletti. Se anche quest'anno non ce la fai, fio mio, ritirate, cioè veramente, con Spalletti che ha ritirato su i peggior morti, ha fatto diventare un fenomeno, pure Emerson Palmieri. Tutto rispetto per Emerson Palmieri, però pure Tece poi diventa un bravissimo giocatore. Quindi forza Kondo, hai cominciato con il piglio giusto. Assolutamente. Un giocatore che mi ha impressionato tantissimo quest'oggi è Marco Sala. Io non lo conoscevo per niente, terzino sinistro. Fortissimo. Cioè oggi, a parte, vabbè, per carità, giochi contro una squadretta, tutto rispetto per il Wattens, però sempre una squadra molto inferiore all'Inter. Però mi ha impressionato tantissimo. Veramente, primo tempo mi sono divertito. Mi sono divertito a guardarla perché soprattutto la vede anche con Ndombia che recupera tantissimi palloni, cambi di gioco, tutti bene il primo tempo. Parte Ranocchia che raga gioca con la lavatrice o non c'ha voglia, che sa che va via, o non lo so. Cioè gioca veramente con la lavatrice attaccata al culo a due all'ora, Ranocchia a due all'ora. Speriamo perché è appena cominciata la stagione, però tutti correvano e lui no. Vabbè, chiusa questa parentesi Ranocchia. Secondo, primo tempo quindi ottimo, finisce sul risultato di 1-0. Ricomincia il secondo tempo. Noia mortale, escono tutti, entra praticamente tutta la primavera. È stata una partita, un secondo tempo un po' lagnoso, un po', oddio mio, cioè non vedevo l'ora che finiva perché era veramente una lagna al secondo tempo. Però a parte questo, comunque, finalmente, cioè, l'importante era vincere. Era vincere, l'importante era la vittoria è arrivata, anche se contro una squadra di Serie B austriaca, però l'importante era vincere perché anche se sono partite che in fin dei conti non contano niente, cioè contano zero, però è pur sempre importante vincere. Spalletti ha dato mille indicazioni, era sempre di lì in piedi, ogni giocata, ogni passaggio era una critica, era un bravo, quindi questo è importante che Spalletti sia sempre addosso ai giocatori, che gli faccia capire cosa anche vuol dire vestire la maglia dell'Inter. Quando dopo loro ci hanno pareggiato, ho detto, no, te prego, anche oggi in pareggio no. Cioè, pure contro questi almeno vincemmo. Prima partita stagionale, abbiamo vinto. Poi dopo il secondo gol ha segnato, Rover ha segnato, sì, però tipo colpo di testa, non mi ricordo di chi, traversa, poi sulla ribattuta, gol. Poi mi ha impressionato anche, impressionato, tra virgolette, anche perché giocava con tutti i giovani, Zaniolo. C'è stato l'esordio anche di Zaniolo, Odegaard si vede che è proprio alle prime armi, Madonna, ritira un po' la gamba, è un po' timido. Comunque sono tutti ancora da valutare. Per il resto, sono contento. Prima partita dell'anno dell'Inter, prima vittoria. Speriamo di continuare così più che altro in campionato. Più che altro, ovviamente. Qui da smatti tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo commento post partita dell'Inter, di tutto quanto. Fatemi sapere voi anche un po' se volete scrivere pagelle, fatemele. Qui da smatti tutto.